Decine e decine di contatti, ma sappiamo anche che il mercato inizia il 2 luglio, che in questo momento non dico che si fanno tante chiacchiere, però si parla, si valuta quelli che possono essere i giocatori che andranno sul mercato, come ci sono dei giocatori che non sono sul mercato. Ecco, anche il caso di Madonia, un giocatore che comunque sia legato al Trapani da contratto e che è il primo riconfermato del Trapani, un esterno che comunque sia ha fatto 14 gol, logicamente è un giocatore che è ammirato un po' da tutti, quindi non solo da noi, però per il momento non è un giocatore che il Trapani vuole cedere. Nella lista dei desideri, allora qualche nome? In questo momento noi abbiamo apprezzato Madonia, come ci piace Fischnaller del Sud Tirol, un altro ragazzo che ha fatto 16 gol, quindi un ragazzo che comunque sia il 91, che logicamente ha anche richieste di Serie A, quindi magari stiamo aspettando per vedere se c'è la possibilità anche di prendere lui, come ce ne sono tanti altri. Sull'asse Lanciano-Pescara ci potrebbe essere qualche novità, sono stati offerti soldi in gioco meglio. Noi comunque sì, anche l'anno scorso abbiamo richiesto Giacomelli in quel ruolo lì e vediamo se quest'anno ci sarà la possibilità di poter fare qualcosa con il Pescara. Sulla strada del rinnovo, alcuni giocatori tipo Aridità, tipo Volpe, manca solo l'ufficialità. Altra situazione, Pavoletti non è escluso un suo clamoroso ritorno. Non escluso che più avanti se ne potrà riparlare, però al momento dobbiamo anche essere realisti e logicamente rispettare quello che è una società che comunque sia con noi è amica e quindi è giusto che loro in questo momento lo reputino un giocatore incedibile o quantomeno un giocatore importante per quello che è la loro squadra.